speciale Fantacalcio. Eccoci. Ma c'è la voce di Federico in sottofondo. Già mi manca. Vedi Federico ovunque. Sì, assolutamente. Sembra una delle cose social, ecco. Federico ovunque. Assolutamente. Beh, sì, speciale Fantacalcio di questa 36esima giornata. Ormai ci avviciniamo anche qui, no? Alla fine di questo appuntamento, perché i Fantacalci più o meno stanno terminando in tutta Italia. Certo. Qui si giocano le ultimissime giornate anche lì e c'è ancora qualcuno che sta lottando per il titolo. E quindi noi speriamo di dare i consigli giusti per questa giornata. Come sempre il modulo scelto è quello del 3-4-3, il più gettonato da tutti i fantacalcisti d'Italia, e per questa settimana abbiamo scelto Pepe Reina tra i pali, una difesa a 3 appunto composta da Rugani, Gonzalo Rodriguez e Digne. A centrocampo abbiamo Pogba, Fernando, Brozovic e Hamsik. In attacco Dybala, Higuain e Sansone. Andiamo anche a spiegare perché di questa formazione. Vai. Abbiamo appunto inserito Pepe Reina tra i pali perché Napoli-Atalanta ci sembra davvero la partita del riscatto da parte degli azzurri, che dovranno anche dimostrare di essere una delle squadre che appunto subisce meno reti in questo campionato. Non ce lo dimentichiamo, Napoli è la seconda difesa dopo la Juventus. Difesa appunto composta poi da Gonzalo Rodriguez, capitano della Fiorentina, e che affronterà il Chievo Verona appunto nell'anticipo di domani sera, e potrebbe essere una scelta azzeccata quella di Gonzalo Rodriguez, perché è un difensore col vizietto del gol. Rugani, che oramai si è impossessato del ruolo di centrosinistra nella difesa della Juventus, e contro il Carpi è da schierare Digne della Roma, che è sempre insomma un calciatore di sicuro affidamento e con il 6 quantomeno assicurato. A centrocampo puntiamo ovviamente anche su Pogba, perché contro il Carpi credo sia abbastanza inevitabile, e su Hamsik, che ha la 400esima partita contro l'Atalanta, vorrebbe festeggiare con un gol. Tra l'altro sarà premiato anche da Bruscolotti. Mentre a centrocampo completiamo il reparto con Fernando, che giocherà in Palermo-Sampdoria e sarà sicuramente, secondo me, uno dei protagonisti, perché Fernando è uno dei calciatori della Sampdoria con la media avuto più alta, ha fatto davvero una stagione importante. E poi Brozovic, che contro la Lazio potrà dimostrare di essersi definitivamente insomma impossessato del centrocampo dell'Inter, perché oramai è una colonna da parte di Mancini che non ne fa più a meno. Ovviamente è inutile citare l'attacco, perché Dybala, Higuain e Sansone parlano da soli praticamente, con Dybala, Juve, Carpi, Higuain, Napoli, Atalanta, e Sansone che affronterà appunto il Sassuolo, se non erro dovrebbe giocare contro, Dio aiutami un attimo, mi sto dimenticando la partita del Sassuolo, perché è una partita tra l'altro che potrebbe consentire al Sassuolo di superare il Milan in campionato. La cerchiamo live, effettivamente. La partita sconosciuta del Sassuolo. No, un blackout improvviso. Ci siamo. Ecco, Sassuolo-Verona. Ecco. Sassuolo-Verona. Visto che un impegno contro la squadra già retrocessa per il Sassuolo, che con Nicola Sansone, che ha dimostrato veramente di disputare una grandissima stagione, potrebbe, ecco, sorpassare il Milan, che gioca col Frosinone in casa, è vero, ma il Milan in queste ultime settimane sta zoppicando parecchio, quindi zoppicando è un eufemismo poi. Assolutamente, puntiamo su Sansone in questo magico tridente con Higuain e Dybala. Speriamo che i nostri consigli possano essere consigli che seguiate, che possano portare a delle vittorie, perché è quello che c'è.